Orgogliosa prova della Ternana che è riuscita contro la difesa che aveva resistito al derby in Coppa dei Campioni ad andare in gol due volte, rompendo un digiuno che durava da 9 partite. Ma la Juventus ha vinto ugualmente sul terreno umbro. Al 19esimo i bianconeri vanno in vantaggio. L'azione è avviata da Savoldi secondo, subentrato all'infortunato Spinosi, ed è Bettega a sfruttare abilmente un'indecisione di Agretti. Il cannoniere juventino sembra ritornato alla forma migliore. Nel giro di un minuto la Juve raddoppia, ancora per merito di Bettega, felicemente smarcatosi per il passaggio del guizzante Anastasi. La doppia botta però non piegava la Ternana, sospinta da una folla record, ed era il giovane Selvaggi, autore di una prova brillante, a dimezzare lo svantaggio. Nella ripresa la svolta decisiva. Al quarto l'arbitro decideva di assegnare un rigore per questo intervento di Marinai su Savoldi secondo. Sul tiro dal dischetto di Causio, Geromelle è bravissimo a respingere, ma non può impedire allo juventino di tornare sul pallone e battere in rete, 3-1. Rivediamo la sequenza da altra angolazione. La reazione orgogliosa della Ternana metteva in difficoltà la difesa juventina, che riusciva però a cavarsela senza danni. Evidentemente l'uscita di Spinosi ha un po' sbilanciato la retroguardia dei torinesi. In attacco comunque la Juve era ancora in grado di rendersi pericolosa, qui Capello coglie la traversa. Ma era la Ternana a diminuire lo scarto dopo una serie di attacchi. Autore del gol con un gran tiro da lunga distanza è il centrocampista Lucchitta, 3-2 per la Juventus.